I could show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. Sono in mezzo ai due re della movida di Firenze, direi, vero? Ormai è vostra. Sono con Antonio, lo conosciamo ormai da tantissimi anni. Eri un ragazzino. Il tuo ruolo ormai è, sei il direttore qua dell'hotel. Diciamo di sì. Ormai. Coordina ormai il tutto. Bene. Ormai è direttore, ormai è direttore. Dopo tanti anni. Invece Mirko. Io sono il direttore artistico, sì. Siamo due direttori artistici, io e Pierluigi Gorini, mentre per la parte dopocena, diciamo, mi occupo io da diversi anni, ormai dal 2006 che mi occupo del dopocena di voi. Tu volevo salutare gli amici di Planet, da tanto tempo che non ci vediamo, non per causa nostra, ma loro sono impegnatissimi, hanno sicuramente visto le migliorie che abbiamo fatto ad Hotel. Bellissimo. E siamo entrati qua, wow, che bello, è proprio sì. Un wow è stato. Sì. Diciamo che abbiamo mantenuto quello che è la nostra entità di Hotel. Hotel non ha mai smesso di fare attenzione alla qualità, al servizio, alla professionalità di tutti gli operatori. No, parola d'ordine dell'Hotel comunque è qualità. Sì, assolutamente. Qualità, servizio, mai scelto. Sono servizio a partire dalla cucina, ai bar, allo show, ai DJ, alla musica. Quindi Mirko, parliamo dello spettacolo. Spettacolo. Lo spettacolo ormai è un mood da tanti anni, è nato come cena spettacolo, dinner show e continua a essere il nostro format. Quindi la cucina. C'è un vero spettacolo. Sì, questo è un vero spettacolo. A partire dal corpo di ballo, che i vostri ballerini non sono stati mai ballerini a caso, ma sono sempre stati dei grandi professionisti. Come si chiama il corpo di ballo? Di origine. Che sono comunque persone che hanno lavorato in tutto il mondo. Non è solo il corpo di ballo, anche se è la nostra base. Però comunque, come vediamo stasera, ci sarà Cicco Vecchi, comunque un gran comico. E le risate fanno sempre bene a tutti. Poi dopo proseguiamo la parte di cena disco divertente. Poi dopo iniziamo. La domenica so che fate ancora Bresciani, fate sì, ancora le serate Bresciani. Certo, Bresciani. Poi so che stasera invece avete una collaborazione col Pineta, sì, il famoso locale. Ragazzi del Pineta, siamo di Milano Marittima. Milano Marittima, sì. Andiamo a vederla. Sicuro. Andiamo. Grazie Mirko, ciao. Antonio, continuiamo la serata con l'Hotel con Planet TV. Underground and know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. We're safe and sound. We're safe and sound. Il grande chef, il nome del grande chef? Antonio Biro. Antonio. Qui si chiamano tutti Antonio, sì, qui si chiamano tutti sì, Antonio. Sì, cioè, infatti, non posso... Allora, infatti. Questo qui siamo sì. Solo all'antipasto. Siamo all'antipasto di aperitivo e si fa antipasto, diciamo, a buffet, prima di iniziare la cena servita. E abbiamo due menu, uno di carne e uno di pesce. Qui si mangia la carta, vero? Si come un ristorante carta, proprio. Come un ristorante a tutti gli effetti. Stiamo lavorando bene anche per questo motivo, perché vogliamo separare la cosa della discoteca. Chef, che sì. Cos'è questo? Questo è meraviglioso. È del salmone fresco, tutta roba fatta fresca, diciamo con insalata russa in Bella Vista. Poi abbiamo degli sgombri freschi marinati da noi, perché oggi bisogna lavorarci in cucina, non bisogna avere tutto pronto. Poi si passa. C'è un po' di tutto. Questi sono dei bocconcini di pesce spada con pomodori secchi e capperi. Gamberi. Questi sono dei gamberi. Anche la ricerca anche sul panino, vedete che. E facciamo noi, ci tengo a dirlo, e facciamo tutto noi. Cioè il pane, la pasta fatta in casa. La degustazione dei primi che facciamo è tutto fatto in casa. Tutto facciamo fatto tutto. Vabbè, la ristorazione chef. Poi abbiamo una carrellata di salumi. E lui che sta facendo? Poi lui sta facendo delle straccetti di manzo con zucchine e peperoni. Sempre bello. Li facciamo a vista, sì, a vista con i clienti, carne di ottima qualità. Ok, chef, grazie. A dopo.
just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. Mm-hmm. I came to dance, 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 dance. I hit the floor cause that's my plans, 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 plans. I'm wearing all my favorite brands, 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 brands. Give me some space for both my hands, 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 hands. Marco, ti presento l'uomo più dolce dell'hotel. Come l'uomo più dolce? Sì. Questo è l'uomo più dolce? Sì, vero, sei l'uomo più dolce del mondo, dell'hotel di sicuro. La ringrazio. È un cartone animato, che è? Era una battuta perché ho detto dolce, hai fatto la risata satanica oppure? Sì. Ma lo sa per lei. Anche la voce è così, un cartone animato. Lui sarebbe, tu saresti quello che prepara dolci. Sì. Luca, non è semplice, che però. Cos'è? A parte bellissimo, che è una cosa, è una coreografia straordinaria. Allora, questo qui è un dolce di hotel che l'abbiamo chiamato l'incontro della passione. Quindi? La ringrazio. La ringrazio. Non lo so, cioè, non lo so. Abbiamo il biscotto, la crema al maraschino, poi abbiamo il pan di Spagna all'alchermes e sopra il cioccolato al Grand Marnier. E per finire Chantilly con il frutto della passione. Deve essere una cosa straordinaria. Tutto fatto da te? Penso di sì, la ringrazio. Ma è anche divertente come dolce questo. La ringrazio. Che c'è dentro, c'è la sola, cioè uno mangia questo dolce e viene fuori la risatina, vero? Sì. No, è così, è così. Più che la risata, spero di no, visto che è il dolce della passione, l'incontro della passione. Ah, già, è vero, la passione, no, la passione. Della passione, perché ci sono vari sapori e vari gusti. E spero che l'effetto non sia questo. Anzi, ancora meglio. Sì. Sì, bravi, bravi, questo è il ristorante di hotel. La ringrazio. La ringrazio. Dottor Capasso, mi deve dire cosa vuoi, Vincent? Che la Fiorentina ha sostituito il numero 16 con il numero 4, Facundo. No, 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 sei non più è, un po' stato. Non è l'ambiente. Sei no. Più. Quando fa gol? Quando fa gol la Fiorentina? Questa è la voce? Che allora... numero... No, sai che voglio dire Gomez, ma non mi ricordo più nemmeno che numero c'ha. Oh, ha giocato una volta. Ma chi è? Ma chi è Gomez? Che è vero, no, ma. La voce dello stadio, alla Fiorentina, voi se siete tifosi della Fiorentina, amici di tutta Italia, c'è la voce di ogni stadio, a Firenze c'è lui.
Sì, sì, io sono quello che dice la formazione, dice i gol. Io ho notato una cosa, quando io dico tifosi ospiti, la vostra incolumità, siete pregati di attendere, parte l'aerobica. Sì, tutti, così. Non capisco, sì, sì, sì. Cioè che è l'acqua gym? Allora qua all'hotel? Allora... All'hotel tutto bene, l'hotel è una realtà ormai da quasi 10 anni qua a Firenze, colonna insostituibile del nostro divertimento, anche mio, che ci lavora sì. Da quando è aperto. Appunto. Però. No, cioè, anche stasera non ti vediamo stasera. Cioè stasera mi, se t'ha voglia tu mi vedi, se no, no ma non lo so. Io guarderei tutte queste figliole. Ma queste l'ho già guardate, ho già preso il numero telefonico, però. Vigiani! Un te lo danno il numero, falla finire. Vabbè, va bene, allora abbiamo qua il personaggio, la voce dello stadio, ma anche la voce dell'hotel, una delle discoteche più potenti. Insomma, vai. La voce. Ci si vede dopo, mi raccomando. Ciao Marco. Un saluto, ciao! La scena, mentre sta per finire la scena, arrivate voi, uno di voi sale sul palco e dice quindi sciottino e parte lo sciottino per tutti regalato dall'hotel. E quindi sciottino! 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 C'è una cosa che di solito non sento, non sento il talento, ma voi lo avete come, bravissimo. Signori, Massimo Gianfranchi! Iniziamo con la battuta, è un test, serve a me per capire che tipo di comicità fare. Ci sono due biglie, stanno scendendo le scale, una dice all'altra, tempo il gradin, din, din. No, no. Porca miseria, qua la stanno spiegando, no? Fermi, no, non applaudite, è un test. C'è una signora esce di casa al sacchetto lentezza, va verso nel turbine e dice, scusi, sono in ritardo per l'immondizia, non lo salga. No, fermi. Sapete come fanno a sedersi quattro omosessuali su una sedia? La girano. Inizio a capire il tipo di pubblico. Fermi. C'è un'altra mia dice, guarda, sta zitta, sono preoccupata. Oggi pomeriggio mio marito è arrivato a casa con un mazzo di rose così. Mi sa che devo stare tutta la notte le gambe aperte. Perché non ce l'ho un vaso? No, è un testo, fermi, un testo. La mia si incontra e dice all'altra, che ti ha regalato tuo marito per Natale? Un cazzo, vuoi fare a cambio la mia sciarpa? Bene, dalla risata ho capito che parleremo di sesso. Sai che ci si conosce noi? Troppo, perché ormai siamo anziani. Gianfranco Monti, lui è quello bravo, poi ci sono gli altri che Marco hanno provato. Marco Vigiani! No, lui è quello bravo, è quello della radio, è quello che scrive i testi, è quello che porta bene alla Fiorentina, è quello... che siamo amici, io, lui, Marco Baldini, si andava a fare la colazione la mattina alle 6, non è vero? Te lo ricordi? Qualche anno fa. Gianfranco Monti, la radio, quindi la televisione, la radio,
tutto ciò che è spettacolo. Lo c'è da razzolare un po' di soldi, lo c'è da ravanare, no, d'unire. Sei bravo. D'unire. Senti, è cambiato molto, eh? È cambiata la situazione, cioè ai tempi nostri. Ma dove fare i vecchietti? No. Quando abbiamo cominciato noi? Era un'altra roba, un'altra roba. Ci siamo divertiti molto. Ora è diventato un lavoro bello, divertente, ma quando abbiamo iniziato noi era veramente il top del top. E la cosa che mi fa piacere è che la nostra squadra dei toscani ha avuto tanto successo e questa è la cosa. È vero, cioè non io, gli altri, no, Piraccioni, no. Panariello, hanno avuto, ho sbagliato, Ponti, hanno Bastine, avuto, no, te hanno sì, avuto, no. Hanno avuto successo, tutti. Allora, cioè, o bene o male la Toscana è stata una bella regione fucina di talenti, ci siamo divertiti come mai, anche a zero soldi. Gianfranco Monti, un amico all'hotel, te sei l'amico dell'hotel? Io no? Sto benissimo qua, io sono amico di Antonio, Aldo, tutti. Si mangia benissimo. È casa mia. Abbiamo trovato la voce più frizzante d'Italia. Grazie, come stai? Io bene. Tanto tempo che non ti... È bene, che bellina. Isa B, voi la conoscete? Era. Voi la conoscete senz'altro perché te sei come dinosauro. La capitana della nazionale dei vocali. Stasera siamo in un locale bello per Firenze. Pazzesco. Ti piace? Hotel. Io penso sia uno dei più belli d'Italia, ma ora no, perché dimmelo così. Lavoro qua che sembra che faccio la paracula, però senti, è bellissimo, la cena è buona, lo spettacolo, i ragazzi, sono molto felice perché mi capita raramente di lavorare a Firenze e quando lavoro qua io sto proprio fiorentina, proprio di quel centro storico, vecchio stile, emoziono. Isa è simpaticissima, divertentissima, la capitana delle vocaliste di tutta Italia e se volete diventare delle vocaliste sentite a lei, che lei che è la numero uno. Grazie. Originals con noi a Hotel, il nostro corpo di ballo. Thank you.
molto bello, molto bello. Da lui è un valore aggiunto. Sta iniziando. Siamo solo all'inizio della serata e qui abbiamo la crema, il direttore, uno dei direttori dell'hotel e il direttore del Pineta, Fox. Ben arrivato qua, nella, una delle città più belle d'Italia, Firenze. No, sicuramente la città più bella d'Italia. Un ringraziamento veramente a tutti i nostri amici dell'hotel e da questa notte è nato proprio una partnership molto importante. È un legame che spero porteremo avanti ormai per i prossimi anni. Ah, mi piacerebbe presentarvi il nuovo padrone. Ah, c'è una nuova proprietà per no, almeno lo presentiamo a tutta l'Italia, no? La nuova proprietà del Pineta. Sì, giusto. Chi gliel'ha fatto fare? Chi gliel'ha fatto fare? Ancora non lo so, me lo chiedo anch'io. È semplicemente proprietario di uno dei locali più importanti d'Italia, quindi. È vero, hai ragione. Ciò complimenti. È il connubio con l'hotel che penso non avete sbagliato niente. No, no, è vero, hai ragione. Hai presente quando si sposano Angelina Jolie e Brad Pitt? Insomma, quando si sposa la qualità sicuramente nascono dei figli bellissimi. Qui nascerà un progetto e qualcosa di più. Ce la curiamo. Allora cominciamo, inizia la serata, il dopo cena dell'hotel Varieté locale Firenze, Planet TV. Mi raccomando il ritmo, tutto lo stesso, vai con le mani! E siamo sempre qua! Sempre qua all'hotel! Come ormai da tempo ci troviamo, dove parliamo, ci siamo, raccontiamo. Ci diciamo e siamo sempre più belli. Sì. Siamo belli, guarda. Sì. Sono responsabile del flow. Sì. Giacomo del flow. Chi non conosce Giacomo del flow, eccolo qua. Tutti. L'hotel d'estate si trasforma nel flow, locale famoso che c'è al piazzale Michelangelo che domina tutta Firenze. Candelove Giacomo Flow si chiamerà. Giacomo Flow. O Flo Giacomo secondo me. Ma ancora diamo tempo al tempo per arrivare a Flo. Al momento siamo qua a Hotel stasera. Stagione, con la nuova stagione dell'Hotel. E oggi in particolar modo abbiamo un nuovo corpo di ballo dove abbiamo presentato un nuovo spettacolo. Poi abbiamo visto che a mangiare c'era anche Brumotti, a Bombazza. Io aspettavo la sua bellissima compagna, ma. La palma, sei arrivato solo. Invece c'è Laura Toccafondi, va bene uguale. No. Vabbè dai. Va bene uguale, no. Lo possiamo chiamare anche lui, direttore? Tanto sono tutti. No, tutti. Coordinatore. Perché giustamente per coordinare veramente un posto così grande, perché tutto sia sempre tutto a posto, tutti stiano bene, ci vogliono tante persone professionali. Sì. Giacomo, il direttore coordinatore. Grazie, va bene? Grazie, ciao. All'hotel. Ma secondo te è l'aspirazione quando entra uno che ha fatto i capelli naturali? Ah, sono naturali. No, pensavo perché siccome c'è, capito, tira su per l'antifumo, pensavo che avesse, che era successo questa cosa. Saluta gli amici, saluta. Ciao amici, e chi non alza le mani non tromba fino a domani. Ah, ok. E mani, chi le mani giù? E chi le mani? Non tromba più. Ho fatto anche la lì. Scusa se l'ho detto, Ma chi sei? Sono Morgan. Ecco, mi chiamo Morga perché m'organizzo. Ti chiami Morga perché te m'organizzo. Sei il numero uno. Thank you.
bacione a tutti, ciao ciao. Ooh.